non ti piace? Da troppo sui nervi, l'ho ascoltata troppe volte e ormai ciao. No, non posso dire altro, dopo si capisce. Ciao ragazzi, siamo alla prima tappa del Webo Backstage Secret Summer Tour. Sono con Lorenz Simonetti. E sei pronto? Il tuo momento. Vai, vai, allora, sono prontissimo. Qui mischiate, ci sono delle interviste. Una gossip, una cattiva e una gentile. Ok. Tu ora dovrai pescare una chiave da quel cofanetto lì, che aprirà un lucchetto, che a sua volta appunto aprirà un diario. E al suo interno troveremo appunto l'intervista che tu dovrai scrivere. Ok. Allora vai. Vado. Questa? Quella azzurra. Vediamo. Wow, aperto eh. Mi dispiace per te, ma hai scelto l'intervista cattiva. Ok, vai. Cominciamo, prima domanda. Qual è la tua canzone che detesti cantare? Canzone che detesto cantare, assolutamente. Ah, quella che fa Gata Only si chiama? Ok. Quella spagnola, io mi sento le godine donnetta. Okay. Non ti piace? Da troppo sui nervi, l'ho ascoltata troppe volte, ormai ciao. C'è un creator che non sopporti, descrivicelo. Allora, porta sempre la canottiera in tutti i live. Ok. No, non posso dire altro. Ok, dai, cioè, ci limitiamo, va bene. Dopo si capisce. Chi è il cantante che non sopporti e perché? Arti 5. Ok. Non mi fa impazzire la sua musica. Però c'è nulla di personale, Arti, eh. Svelaci una cosa che non sappiamo di te. Una cosa che non sapete di me è che in realtà mi piace molto, ma molto, la musica rock, che di solito non canto e non suono e non faccio mai vedere nei contenuti, però l'ascolto veramente tanto. Ok, molto bene. Qual è la tua fobia più assurda? Direi la paura di stare da solo. Sì, assolutamente. La senti? Sì. Ti spiego subito. La sirena indica che è il momento in cui io ti passo il diario e tu puoi scegliere una domanda da farmi tra quelle che ho fatto io a te. Ok. Però no, non essere troppo cattivo, dai, okay. Per favore. Ce l'ho già. Svelaci una cosa che non sappiamo su di te. Prima di andare a letto devo obbligatoriamente mettermi il profumo, altrimenti non riesco a dormire. Perché? E non tipo due spruzzi, tipo 7-8. È una mia vista purtroppo da quando sono piccola. La mamma mi ha abituato così, che metteva sempre il profumo per andare a dormire, e ora se io non ho il profumo non riesco a dormire. Ma poi la mattina quando fai la doccia? Me lo rimetto. Ah ok, quindi lo spreca solo per la notte. Grazie mille, è stato un piacere fare questa intervista. Mi raccomando, voi continuate a seguire tutte le interviste, tutte le challenge sui social di Idea Kids. Noi vi mandiamo un grosso bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.